Da Via Palestro a Via Don Francesco a Taguile. I residenti non ci stanno e sono pronti alla mobilitazione. A Gran Michele monta quindi la protesta degli abitanti di Via Palestro, un percorso del quartiere Sant'Arcangelo che, dopo essersi recati al municipio e aver chiesto chiarimenti ai responsabili dell'amministrazione comunale, hanno inscenato una sorta di flash mob nella loro strada. Non hanno nulla in contrario contro il compianto prete granmichelese, ma sono preoccupati per tutte le situazioni di ordine burocratico che comporterebbe il cambio di denominazione. Da qui le loro reazioni. Siamo contrari al cambio di denominazione perché ci siamo stati messi di fronte al fatto compiuto senza che noi siamo stati interpellati. E poi entra in ballo anche il lato effettivo della nostra strada, perché Via Palestro è mitica, come, cioè, è nostra, è come se fosse casa nostra un po' di tanti. E poi i disguidi che potrebbero anche scaturire perdite di posta, verbali. Cioè, tutto quello che può essere fatto e quindi anche cambiare indirizzi sulla posta elettronica, sull'email, su tutto. In città sono stati intanto affissi manifesti murali cui annunciano che l'evento di martedì prossimo, 9 luglio, su iniziativa dell'amministrazione comunale, si terrà una cerimonia nel corso della quale avverrà il cambio di denominazione ufficiale di questo percorso urbano, ovvero da Via Palestro a Via Don Francesco a Taguile. I residenti dissentono e sono pronti alla mobilitazione. Il sindaco ci ha ricevuto ieri sera al comune e io ho cercato di farle capire che abbiamo tante di quei disturbi qua, perché naturalmente cambia un po' tutto. E poi un'altra cosa, che di fatto quando qualcuno chiede dove abite, la prima cosa che gli dice è la via, in Via Palestro. La motivazione per cui sia stata decisa la variazione toponomastica è legata al fatto che il sacerdote nacque in questa strada e a 10 anni dalla sua morte la città vorrebbe ricordare Don Francesco a Taguile con l'intitolazione della strada. A qua ha pigliato parere. Parere non ha pigliato a nessuno. E allora io prima che faccio una cosa, piglio parere, se è d'accordo, facciamo d'accordo. Ci d'accordo, facciamo. Non sono d'accordo. Ebbene, tutto archiviato. Gli abitanti di Via Palestro, che hanno più volte ribadito che non hanno nulla in contrario con il sacerdote, avrebbero voluto essere interpellati prima della decisione che sarebbe stato più opportuno intitolargli una strada di nuova costruzione. I manifestanti non vogliono andare incontro alle difficoltà che potrebbero scaturire con le variazioni da apportare ai documenti e altro. Il problema è che io sono pensionato svizzero e pensionato tedesco, io e mia moglie, e ogni anno a me mi mandano certificato di vita, se sono vivo o sono morto. Se questo poi il postino non riesce a indovinare questa strada, io vedo pena. Sul piano burocratico non si dovrebbe porre alcuna difficoltà per gli abitanti di questa strada. Quando c'è una variazione toponomastica, il comune stesso, che d'ufficio dovrebbe provvedere a tutti gli adempimenti che generalmente sono a carico dell'utente. Sempre il comune dovrà provvedere alla variazione anagrafica anche sui documenti di circolazione, come previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 16 settembre del 94. Nei rapporti privati, invece, gli interessati dovrebbero indicare il nuovo indirizzo invece del vecchio. Qualora vi fossero dei danni, l'utente potrebbe rivalersi sul comune solo se lo stesso ente non ha seguito le giuste procedure previste in caso di variazione toponomastica. Il sindaco ci ha assicurato che questi non sono fastidi, ma parliamoci chiari, questo qua si perde, la posta si perde anche se viene consegnata nello stesso paese. Per cui consegnare una posta in una nuova via mi sembra un pochettino strana la cosa. Noi non è che non siamo d'accordo a mettere qualcosa di ricordo di padre Franco Attaguile, per carità. Noi infatti abbiamo proposto anche al sindaco di mettere sotto il nome della via una targhetta, una targa piccola, grande, se la vedono loro, dedicata, cioè che in modo che la via Palestro sia dedicata a Francesco Attaguile. Non abbiamo niente in contrario di questo. Però adesso questa qua ci sembra un'opposizione, cioè nel senso che ai tempi proprio dice dobbiamo fare questo, dove c'è il privato, il piccolo cittadino che non ha niente nelle mani, che deve soccombere al giudizio e alle decisioni altrui, dove noi non possiamo dire la nostra. E questo non mi sembra giusto, mi sembra proprio un'imposizione. La via non si tocca, andrò a morire. Mia figlia è nata in Via Palestra 4 anni fa. Ma tutto è un municipio.